Ciao e benvenuti sul canale YouTube Giacomo e Claudia. Dove vai? Oggi vi portiamo a Monselice. Definita fin dai tempi antichi porta degli Euganei, ponte tra i colli e la pianura fino al mare. Monselice si sviluppò principalmente a partire dall'epoca romana ed in particolare durante il periodo bizantino, quando fu data l'impostazione definitiva alla sua rocca. Ora siamo a visitare la via sacra delle sette chiese. Percorrendo via del santuario, dopo aver oltrepassato il castello, la pieve di Santa Giustina e la porta dei leoni, con la rotonda del Belvedere si giunge alla porta romana, o porta santa. Oltrepassata la Porta Santa, arco d'ingresso alla via sacra delle sette chiese, l'intero santuario, che comprende sei piccole cappelle e l'oratorio di San Giorgio, fu fatto erigere dalla famiglia Duodo, tra la fine del Cinquecento e la metà del Seicento. Ora siamo a vedere la 33esima giostra della Rocca di Monselice. Domenica, alle ore 9, c'è il grandioso corteo storico delle nove contrade. La sfilata del corteo storico è tra gli appuntamenti più seguiti e ammirati della giostra della Rocca. Circa 2000 figuranti delle nove contrade monselicensi sfilano in costume d'epoca per le vie della città, tra due ali di folla, l'ordine di partenza stabilito dalla classifica finale del torneo di scacchi, con la contrada detentrice del palio, che per regolamento chiude la sfilata. C'è poi la ventilazione dei chicchi, la macinatura del grano compiuta con apposite macine in masegna collinare e lispidiana, dotate di una parte inferiore fissa e una in movimento. I bambini infatti erano costantemente coinvolti nel lavoro e li troviamo qui impegnati. Contrada del Drago, il percorso è incerto e molto vago, i tamburi avanzano con fare battagliero, il rumore dei loro passi trasmette talento vero. Tenacia, passione ed un pizzico di follia trasformeranno la loro esibizione in pura magia. Sguardo fisso e avanti senza paura alla riconquista della cittadina dalle antiche mura. La dea bendata veglia su di loro, il momento è giunto. Marendole, urliamo in coro. Madame e messeri, ecco a voi il gruppo tamburi dell'augusta contrada di Marendole. Thank you.
orgogliosa di aver presentato il suo conteo. Per il suo amore ed estrema grandezza, finita la guerra, sempre gloria meritata, sul campo di battaglia veniva bruciata. Popolo giusto, non abbiate paura per questi uomini. Il vostro applauso ci serve ancora. Città. Chiniamo la testa per reverenza, guardarlo sul volto è un grande affronto. Dei suoi repaci ci fa compagnia, per sua grande passione la fanconeria. Con Pier delle Vigne, suo luogo tenente, fedele al re e uomo potente, vicino alla cassa piena di oro, per non perdere d'occhio il gran tesoro. Domenica pomeriggio invece alle ore 15 c'è la Quintana, destrezza e abilità a cavallo. Chi vince si aggiudica il palio. La Quintana è la gara più attesa della giostra della Rocca. Ogni contrada vi partecipa schierando due rappresentanti per un totale di 18 cavalieri che si scontrano tra loro con la formula dell'eliminazione diretta. La Quintana si svolge su una pista ovale, lunga circa 220 metri, i cavalieri, partendo da rettilinei contrapposti, al suono della campana devono percorrere per tre volte la pista, sino a raggiungere dell'altro capo, dove è posizionato un braccio fisso, la Quintana appunto, all'altezza di 2,2 metri da terra, su cui sono appesi tre anelli, dal diametro decrescente 9, 7 e 5 centimetri. Dobbiamo attendere il riscontro del punteggio, però intanto vediamo i tempi. Daniele Ravalli per la contrada di Monticelli, che ha montato la Luna Danzig, ha totalizzato un tempo di 51 e 30 secondi, mentre Gioele Bartolucci per la contrada di San Borco, montava la cavalla Sakishima, ha totalizzato un tempo di 51 e 46. Thank you.
Dopo la consegna del palio e della strassa alla contrada vincitrice in piazza Mazzini inizia lo spettacolo pirotecnico con l'incendio della torre, a conclusione della festa della 33esima giostra della Rocca. Vi ricordo sempre che siete sul canale YouTube Giacomo Claudia Dove Vai. Se vi è piaciuto mettete un mi piace. Alla prossima!